Sono le ore 7, sto andando a prendere Teodoro perché siamo in partenza per un nuovo viaggio. Ciao Fiorellino. Buongiorno, non so neanche cosa ho messo in valigia, l'ho fatta tipo 3 minuti. Dai, dimmi, qual è il tema di questo viaggio? Andare a cercare la bistecca irlandese. Soddisfatto dell'all you can eat? Sì, però mi sa che c'è ancora un buchetto. Eccolo lì Teodoro, che non riesce a mettere il passaporto. Gli hanno cambiato la fila, andare in quello manuale. Ti diverti? Non ti sembra il caso di cambiarla? Se fosse solo il Black Friday. Vorrei avertelo detto. È nuova. Oh, uno andato. Vediamo se riusciamo a prendere il volo. Vai, vai. Continua, continua che tra un po' va bene. Un po' di pazienza. Funzionerà. Matteo, puoi evitare di documentare la questione? Aspetta. Si è sempre chiuso tanto bene. Tocca stare giù. Teodoro, guarda, siamo arrivati quello lì, il cielo d'Irlanda. Ci hanno dato la... Ho preso la macchina. Non hai fatto un cazzo di niente te. Facciamo questo esperimento. Per adesso gli ho lasciato 1600 euro. Vediamo se davvero American Express copre in eventuali danni. Ecco, un fatto avvincente. Qua la guida è a destra. Allora, non è la prima volta che guido nell'altra parte, però devo ammettere che... stranissimo. Teodor? Mi fa un po' strano, devo dire. Stavo già per fare una cappella e cambiare io, visto che sono seduto a destra. Come ti trovi? No, merda. Ci deve girare il cervello. Come va? Ah, per il momento che ci sono le frecce, direi quasi bene. Ci sono. Prima rotonda con la guida a destra. Non so neanche dove devo andare. Ogni macchina che arriva dall'altra corsia mi vengono i brividi. Ah, dai, mi sto quasi ambientando. Che paesaggio molto carino. Mi metti tipo il cielo d'Irlanda. Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce. Siamo sopravvissuti al primo viaggio e siamo arrivati in questa piccola cittadina portuale. 1:03, siamo arrivati a pranzo. Inauguriamo la prima birra con una birra di qua, una draft che si chiama Moretti. E siamo venuti in Irlanda questa. A bere una Moretti, giuro. Esatto, è proprio lei. Facciamo un antipastino con... Oster. Anche le chiamate. Cioè c'è anche un bel bollicino prosecco con il lavite. Grazie. 21 euro. Questo è ufficialmente il primo pasto irlandese. Siamo arrivati in questo molo. Non è vero che c'è una foca? No. Ma ti hanno fatto la foca? Cioè, sembra una nutria. Aspetta. Potrebbe essere qualsiasi cosa, se immaginazione. Invece potrebbe essere il mio gusto di Loch Ness. Il buon Teodoro si è dimenticato a casa le sue mutande. Non tutto l'intimo. Avevo finito con le pulite. Cos'è sta damigiana d'acqua che ti stai facendo? Cosa hai appena detto? Io c'ho il caffè gratis. Non fartelo un giro in macchina con una canoa sul tetto. Siamo approdati nel centro di Dublino e Teodoro si è già arrabbiato con Bonnie. Posso non dire niente? È balenata l'idea di andare a vedere una partita di rugby allo stadio. Ovviamente io ci sono cascato e ci sono morto. Adesso voglio dire che lo faccia qualcun altro. Dillo che lo fa. Certo che l'ha fatto. 150 euro di ticket. Stiamo entrando perché è qua. Ma no! Porca troia, che cazzo di... Qui è super pieno. Eccoli lì i nostri posti. Che squadra siamo noi, Teodoro? Bellissimo, mi piace troppo. Adesso facciamo una bella cosa, prendiamo due birrette. Noi siamo parecchio vicini. Teodoro! E non siamo voglia di alzarmi ancora per 5 minuti. Due bandierine anche! Guarda! Guarda uno sport! Partita finita, è stata una figata e adesso stiamo provando ad andare verso il centro, ma c'è un botto di gente. È un botto di freddo. C'è anche la sera a Spino, detto, no, quella no però. Noi e Babbo Natale siamo arrivati in questo bel pub qua. Ma che figata! Siamo molto in clima Natale questo posto. Parchedi un mare! L'alba di un nuovo giorno. Abbiamo cambiato un attimo i piani perché il cliff di Moher è a 3 ore. Ed è un po' troppo lontano. Ti do rimbalsamato. Avete visto a Dublino? Delle scuole e delle librerie. Perfetto. Che noi andiamo a vedere una scogliera, dobbiamo andare a vedere 7 librerie e 4 esatto. chiese. Esatto. Siamo arrivati al Trinity College. Proprio quello che volevo vedere oggi. Non senti l'aria della cultura? Guarda. Mi sento già più intelligente. È il fatto che non lo sei. Questo è il castello di Dublino. Non voglio sembrare tracotante, ma il castello di Ferrara è tutta un'altra roba. Cioè, cos'è sta roba? Bello, però. Vomito, Dio. Poi, cioè, voglio dire. Cos'è sta pozzanghera? Teodoro. Guarda, il Ferrara del tour. Saluta il vlog.
Ce l'ho io un monumento interessante da andare a visitare tra una mezz'orettina. Quello con le mucche? No, quello con la P. Ciao pub. Attraversamento all'italiana, intanto qua è venuto un caldo demoniaco. Caldo demoniaco adesso non proprio. Da molto... 5 gradi siamo passati a 6. Questo invece è il parco della cattedrale di San Patrizio. Bello, tutto chiuso. Di venti, per Natale, di domenica, chiudere tutti i negozi. Guarda, sono delle farm, ci fanno scegliere l'agnellino che possiamo mangiare. Cosa vuol dire nel vlog? Nel posto del guidatore senza il volante. Suona, suona. Abbiamo detto che dovevamo andare al parco, ma ci siamo andati dentro al parco. Come la mia prima rotonda. Oh, guarda avanti. Stavo guardando. Sì, i maroni. Stavo cercando i daini. Trovati, Bonnie. Il cervo. E c'è pieno in sto parco qua, in teoria. Matte! Adesso parte l'impresa. Ma non è detto che ci... si faccia avvicinare, vedremo. Questo cartello che cosa dice? Dice di non dargli da mangiare. Potrebbe essere che ti incorni, però. Hey, Teodor, prova a farti incornare. Che ti incorna. D'ansia. Prendigli un corno. Lo vorrei toccare. Ok, basta. Che fai lo spavaldo. Sono vicino adesso, eh. Se, tra l'altro sono io a favore di corna, che mi sta un po' sulle palle questa storia. Ecco, non so se... Adesso il cervo è là. Non sono riuscito a registrare il fatto che mi stava per caricare, perché questo idiota qui gli è andato dietro e quindi probabilmente il cervo si è sentito braccato. Madonna, senti qua il mio cuoricino, poverino. Questa cosa è passa tutto il viaggio in Irlanda. Sì, ma non ho capito perché punta a me. Non lo cerchiamo più. Solo avvicinarci con cautela. Cioè, ma qua guarda ce ne sono quanti sono, un milione. No, vabbè. Noi ne abbiamo beccato una. Ne sono un milione. Sei contento? Perché io ti ascolto? Siamo in Texas. Sei piccolo. Gerellina nubuluzzata. E una pecora. Guarda che belli che ci sono i mini porchi. Bello quello piccolo. E ci sono i tanchi. I polli. La capra. Beh. Oh, guarda che l'hai fatto incazzare, coglionazzo. Ma ti mangia intero? Questo non è per nulla bello. Questo è un maiale che ha scopato con un cane. Un pony. E capre. Due asinelli. C'è anche Beppi. Guarda, quello è bello. Un po' sporco. Tu sei lo zio Fester. Con una magnifica interpretazione della tecnica sacra del fissa il tavolo che non sta più consumando, siamo riusciti a sloggiare due ragazze che stavano facendo le quattro frecce qua. Così possiamo bere e guardare anche noi. Padre Michelino. Stiamo aspettando di andare a cena e guardiamo la finale. Chi è che batte? Però Patacchini Corazza in vantaggio. Corazza. Sono anche i ragazzi. C'è anche Beppi. Sono le ore 9. Ci hanno lasciato fuori dal locale. Si può chiudere la cucina alle 9 di sera. Bravo, guarda, se che... sei posto, sei bravo. Abbiamo trovato anche un tomahawk. Guarda, ti sembra una divisione democratica? Per niente. Non sei stato bravo, Teodoro. Andiamo a vedere la libreria di Harry Potter, dicono. Mi sento già più acculturato. Stiamo andando a riprendere la macchina per dirigerci in direzione Bray. C'è anche Beppi. Sta anche uscendo il Sun. Top che stiamo percorrendo il ponte di Calatrava. Boh, questa Bray, non so. Siamo appena arrivati, dagli fiducia, cazzo. Che cosa faccio? Ci sono un sacco di piccioni in realtà. C'è anche Beppi. Devo dire, me lo aspettavo un attimo più figo. Sì, c'è. Neanche Fred. Matte, non hai le palle di andare a toccare un cigno. Dai, dai, tocca al cigno, tocca al cigno, tocca al cigno, tocca al cigno. Non c'è il coraggio. C'è anche Beppi. Una carestina, dai, Matte. Perché si attaccano i ragazzi. Così devi arrivare. No. No. Vabbè, basta. Abortiamo la missione. Ma che piccionara. Ora, se mai doveste venire a Bray, il settore dei cini fa vomitare. Abbiamo trovato finalmente un irlandese come si deve. E ci ha salutati anche. Comunque siamo arrivati al cliff. Là, parcheggia là. Comunque dall'altra parte c'è il mare, non so se si vede. Carino, suggestivo. Fa vomitare. Foresta nera. Nottingham. Non c'entra mica un cazzo Nottingham. Ma che bel castello. Valicando le montagne irlandesi siamo arrivati al Johnny Fox Pub. Good vibes, good vibes. Vai. Che bello. Great. Thank you. Devo dire che questo è veramente un posto top. E poi ci abbiamo il termo. Roba ne arrivata. Andiamo qua.
Com'è Teodoro? Al cervo. Questa l'ha fatta la nonna di Johnny Fox. Da lì. Lasci basso che sto portando con il vlog. Hai rotto proprio il cazzo. Guarda che bello. Controllano Teodoro. C'è un megapena all'interno. Secondo me. L'hanno beccato un megapena. Benvenuti in questo nuovo vlog. No, no. Non è benvenuti in questo nuovo vlog, eh. L'Irlanda ci è piaciuta molto. Abbiamo fatto la chiusura perché Bonnie era indisposto. Ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao. Ciao.